Salve a tutti, oggi proviamo a insidiare qualche bel serra, diciamo la giornata è buona, un po' di maestralino, il mare è abbastanza agitato, le esche non le abbiamo, stiamo provando a prendere le aguglie ma finora nulla, quindi per fortuna ho preso qualche cefalo prima. Vi faccio vedere come si innescano. Vediamo, povero cefalo. Un amo lo mettiamo qui, giusto pelle a pelle, un altro amo mettiamo qui, bisogna scavare per togliere le squame, sempre a pelle, è pronto per andare. Qui c'è una bella girella. Questa si apre, noi abbiamo già lanciato la canna, quindi ora vi faccio vedere quello che facciamo. La canna è già lanciata. Agganciamo la girella. Cefalo vivo, eh? No, facciamo in questa pozzettina qui sulla canna e lui va. Lui va a prendere un bel serrone, e piano piano lui avanzerà. La canna la mettiamo qui. Attenzione, non proprio stretta, ma abbastanza stretta perché si deve ferrare con il colpo sulla lenza il serra. Speriamo che il cefalo scende, se no gli mettiamo un piombino che lo fa andare un pochino più giù, perché il cefalo tende sempre a rimanere in zona. Però vedo che sta andando, si vede dalla girella che scorre. Speriamo bene. Allora, la seconda canna la mettiamo con il filetto di cefalo. Eccola, la preparazione è questa. Ci vuole un amo bello, bello grosso alla fine, un pozzettino di polistirolo per farlo galleggiare e il secondo amo, qui ho fatto una legatura, poi si fermerà qui, insomma. Tutto, diciamo, collegato al nylon, collegato a una girella e vi farò vedere come si inserisce. Allora, prendiamo un bel cefalo Hudson pescato ieri. Scusate che le ginocchia, non me ne sento più. Bene. Allora, semplicemente partiamo da qui. Bel taglio lungo. Lo teniamo un bel filetto, eccolo qui. Poi un amo, questo va girato dalla parte della pelle, un amo si mette alla fine, così, uno qui. Scusate che a casa mi sono affettato un dito e ancora ne risento. Ok, un po' più lungo dovevo mettere, vabbè. Così più o meno, e si richiude il tutto un po' di filo elastico. Se esce il flotterino non fa niente, tanto l'importante è che però il tutto galleggi. Eccolo qua, un bel filo elastico. Ora, senza filo elastico è un po' difficile perché ho fatto il sughero un po' grande, quindi ovviamente il tutto è un po' incasinato. Abbondate, tanto il serra non è schizzinoso. Se c'è, ecco così. Eccolo qui. Questa esca qui è micidiale, vedete che il flutterino non si vede più perché col filo elastico abbiamo chiuso bene. E ora questo qui galleggia perfettamente. Due ami, vediamo cosa succede. Allora, in maniera molto semplice,
mettiamo la girella del piombo direttamente nel filo, questa qui nera. Mettiamo una perlina giusto per evitare rotture di scatole, un'altra perlina con lo scorpione, così, e attacchiamo direttamente il filo della, dove c'è il nostro filetto. Facciamo un unituni, quello che faccio io, fate quello che volete. Quattro spine, ecco. Adesso faccio vedere proprio una montatura semplicissima questa. Quindi che succede? Che il serra, diciamo, il piombo tocca terra, quando il serra mangia avrà direttamente il filo della canna e quindi, diciamo, lo sentiremo subito il canna. Facciamo questo tiro, vediamo. Ecco il nostro filettone. Allora, si fa un tirino, diciamo, lo facciamo qui, più o meno, che al cameraman, la canna, mi mette gli ostacoli. Non è che dobbiamo fare sto tiro della Madonna. L'importante è che più o meno lo buttiamo qui davanti. Pressione abbastanza lasca, mando a bocca, diciamo un pochino se la deve buttare, eh. Poi quando ce ne accorgiamo ferriamo. Questa è andata. Sto tirando vicino perché tanto passano qui in serra, è inutile sparare all'inverosimile. Vedendo la fine sembra anche la dei tuffi. Al volo, bello, bellissimo spettacolo, raga, grazie. Ah. Che bellezza, grazie mille, grazie. Bello. Dopo tanto sudare è arrivato anche lui. Ecco, col filetto. Questo l'ha mangiato proprio bene, eh. Occhio alle mani. Preso. Il filetto è sempre in chiesa. Sì. Se non si sarebbe mai staccato. Però vedete? Qui la plastica se l'è accusata, se l'è aperta. È ancora vivo, eh? Una mano in bocca non gliela metto. Beh, che dire, eh? Bel serrone. Vero? Vediamo se si vede. Si vede? Sì, porcaccia, sì. Beh, ciao Daniele. Pure questo è dedicato a te, eh?